tacerà. Cosa in me è cambiata, tutta la
Thank you.
lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre, Deo e Fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Io ti prego, Gesù buono, per la tua passione. San Valeriano, Santa Cecilia e San Benedetto, pregate per noi. Nel primo mistero doloroso si contempla come nostro Signore Gesù Cristo nell'orto degli ulivi sudò sangue. Gesù. Molti non comprendono che la preghiera è l'unica ancora di salvezza che ci unisce a te. Pregare significa comunicare. Comunicare vuol dire amare. Amare vuol dire adorare. Adorare vuol dire avere un contatto diretto con te. Molti non pregano, molti pensano esclusivamente a se stessi e non sanno che senza il Dio della preghiera, il Dio del colloquio, il Dio che ci unisce, non si può avere pace. Ecco perché tutti pensano che siano senza futuro e che il futuro non ci sia, ma in realtà tutto è posto in te. Ecco perché la preghiera è l'elemento essenziale che deve unirci a te. La preghiera è la forza che ci unisce a te, anche se tante volte noi siamo delusi. Anche se tante volte crediamo che le nostre preghiere non ti siano accette, ma in realtà è perché noi facciamo un monologo, parliamo per i fatti nostri. C'è anche l'egoismo nella preghiera, c'è quell'egoismo che ci allontana da te e crediamo che biascicando o dicendo qualche preghiera qua e là, tutto è risolto. Non comprendono che la comunione con te è una continua preghiera, non fatta soltanto verbalmente,
ma nell'intensità del cuore e della mente, anche un lavoro, anche una faccenda domestica, anche una passeggiata e una continua preghiera, se tutto questo ci unisce a te. Donaci, Signore Gesù, la forza della preghiera. Ci sono molti illusi che dicono che devono provvedere al loro avvenire, al loro domani. C'è chi è senza speranza nel domani e chi crede che deve sempre pensare al domani e non sanno che esiste soltanto un oggi e che ogni domani è già oggi e che ogni mese è già oggi e che ogni anno che passa è già oggi. Prendici forti, tutti noi, in modo particolare, la famiglia associativa, le famiglie tutte, prendici uniti a te perché possiamo avere in noi la speranza nel cuore, la gioia continua. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Madre Deo e Pate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Io ti prego, Gesù buono, per la tua passione. Donaci il tuo perdono.
San Valeriano, Santo Cecilia, San Bernardo Tolomei, pregate per noi. Nel secondo mistero doloroso, Gesù fu flagellato alla colonna. Vediamo nelle strade, quante persone che credono di essere vive, ma in realtà sono morte a te, sono morte alla natura, sono morte alla speranza, sono morte alla fiducia. Quante persone, Signore, che credono che tutto sia in questo mondo. Quante persone credono di essere quello che non sono. Caro Gesù, pietà. Abbi pietà, Gesù, di tutte queste uomini, di donne, che camminano senza meta, che camminano per le strade del mondo e non sanno dove andare. Loro credono che il divertimento, credono che la bella vita, credono che il denaro, credono che il potere, credono che il sesso, credono che tutto possa essere appagato da questa esistenza terrena. Temono la morte, ma non lo dicono, ma sono quelli che hanno più paura. Temono te, Signore, temono te, tu che sei misericordioso, e non sanno quanto è grande
la tua misericordia. Ecco Gesù, troppi morti vedo per le strade, troppe persone che credono di poter fare a meno di te. Solo la tua misericordia, Signore, solo il tuo aiuto, solo tu, Gesù, puoi ancora chiamarli, puoi ancora farli ravvedere, puoi ancora sostenerli con il tuo aiuto. Ormai c'è gente che cammina, va senza senso. Mentre c'è tanta gente che si affida, domani deve essere operato di cuore un padre di famiglia. Ci sono persone che hanno varie questioni. Sei tu, Signore, perché tu sei il padre di tutti. Sei tu il pastore di tutti, anche se molti credono di essere i pastori eterni in questa terra. Solo tu sei il pastore, tu sei il vero pastore, solo tu ci porti nei tuoi campi, solo tu ci fai vedere l'erba verdeggiante, solo tu ci fai udire il suono, ci fai sentire la dolcezza dell'eternità. Metà, Signore, di questa gente che pur camminando, pur credendo di vivere, sono già morti. Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, cominciare così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre, dove fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Io ti prego, Gesù buono, per la tua passione. Donaci il tuo perdono. San Valeriano, Santa Cecilia, San Benedetto, pregate per noi. Nel terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. Tu che ci sei, mio Dio, ascoltami. Senti che al cielo un grido sale a te. Sono le mille voci degli uomini. Sono i lamenti di un mondo che muore. I loro occhi non hanno più lacrime, il loro sguardo chiede solo perché hanno le mani vuote, ma credono, guardano in alto, ansiosi, attendono. Mentre le mani si innalzano, cercano te e le speranze non muoiono e credono in te, e questa fede non può cambiar. Sanno che tu non hai scordato gli uomini. Signore Gesù, com'è bello stare con te, com'è bello guardarti, com'è bello starti vicino. Signore Gesù, donaci sempre questa gioia di vivere accanto a te, nell'attesa che un giorno noi vivremo in te. Tutti hanno paura della morte, tutti hanno paura di lasciare questo mondo. Oh, se la gente sapesse a che cosa va incontro. Quando l'anima si distacca dal corpo, quando questo nostro corpo lo lasceremo alla terra, dove dalla terra lo abbiamo ripreso e un giorno lo riprenderemo in quell'ultimo giorno che tu ci hai promesso. Ebbene, quando l'anima si distacca dal corpo, immediatamente prende ragione di se stessa, entra attraverso quel buio che è la purificazione dell'anima ed esce nel giardino eterno della vita. È un passaggio, come dal grembo di nostra madre siamo nati, così al termine della nostra esistenza terrena passeremo da un'altra placenta, da un altro buio, quel buio che ci apre alla vita universale, che ci apre all'eternità. Quando rinasceremo in te,
E allora tu, Signore, tu, mio Dio, tu, la tua mamma, Mariano e Cecilia, ci accoglieranno al termine di questo tunnel di purificazione, ci accoglieranno tra le braccia, ci condurranno ai pascoli eterni. In quello spazio, quel tempo che tale non si può definire, ma entreremo in quel giardino che sarà sempre fiorito, dove l'alba non cesserà mai, dove la vita è eternità. Non ci sarà più buio, non ci sarà notte, non ci sarà né sole né luna, perché sarai tu a illuminare coloro che arriveranno a te e saranno felici in te, in quel paradiso dove i fiori non seccano, in quel paradiso dove le piante non smettono mai di dare i loro frutti, in quel paradiso dove vive solo la gioia, non c'è più buio, non c'è più tristezza, non c'è più malattia, non c'è più sofferenza. Eppure Gesù, tutti hanno paura di questo, non sanno a che cosa vanno incontro. Ecco perché la gioia senza fine che tu dai a coloro che al termine del tunnel dirai: venite benedetti dal Padre mio, e lì saranno coloro che godranno in eterno il paradiso. Mentre per gli altri ci sarà pianto e stridore di denti, dove anche quelle anime che si purificano attraverso la preghiera, il sacrificio eucaristico, incontreranno te, unico e sommo bene. Nessuno sa che cosa hai tu preparato per noi. Neppure i tuoi apostoli avevano compreso quando gli hai detto: vado a prepararvi un posto per voi. Signore, quel posto di paradiso, quel posto dove l'unica luce sei tu, quel posto dove tu solo illuminerai, dove tu solo sarai più lucente dello stesso sole che ci riscalda. Signore, quando arriviamo al tunnel della nostra vita, aprici le tue braccia, che Maria ci prenda sotto il suo manto, che Valeriano e Cecilia ci tengano tra le braccia, ci aiutino a vivere in te e con te la luce senza fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, mia Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Madre dei voi fate, io ti prego, Gesù buono, per la tua passione. Donaci il tuo perdono. San Valeriano, Santa Cecilia, San Bernardo Tolomei. Nel quarto mistero, Gesù è caricato del pesante legno della croce. Gesù, sono molti quelli che mi chiedono di pregare. Ti prego di tenere unite le famiglie. Ti prego, Gesù,
di dare benedizione nei figli. Signore Gesù, soprattutto oggi che ci sono molte malattie, tante malattie ogni giorno, ne sento tante, ogni giorno persone che chiamano, persone che chiedono la guarigione, persone affette di questo male incurabile, di questo maledetto male incurabile. Sono le malattie dei nostri giorni. Io so, Signore, che se Tu vuoi, puoi guarire. Io so, Signore, che se Tu vuoi, puoi restituire genitori ai figli, i figli ai genitori. Puoi aiutare e sostenere chi è ammalato, chi è anziano, chi vive nella solitudine, chi vive nell'abbandono. Perché Tu, se lo vuoi, Signore, lo puoi. Tutto puoi, oh Signore. Basta che dici soltanto una parola. Ma che cosa dico? Basta soltanto uno sguardo e saremo guariti. Tutti saranno guariti. Lascia, oh Signore, che si abbandonino a Te, che chiedano a Te, che invocano Te. Ti raccomando in modo particolare i giovani, che sono tanto buoni ma tanto ammalati, ammalati dalle ancherie dei governi, ammalati dalle ancherie di questa società, ammalati dalle ancherie del lavoro. Signore, Tu, come ha detto la Tua Santissima Madre, la Madonna, lei che ai piedi della croce ci hai donata come madre, disperdi, devi disperdere, Signore, i superbi, coloro che credono potenti, coloro che sono dei poveri disgraziati e credono di essere chissà che cosa. Innalzali, Signore, con la Tua parola. Innalza gli umili con il Tuo aiuto. Innalza gli umili con la Tua bontà, con la Tua carità. Oggi le grandi opere si costruiscono con tutte le chiacchiere dei ricchi e con l'aiuto e sostegno dei poveri. Signore, benedici i poveri, benedici coloro che in questo momento, tramite la mia voce, ti invocano, ti cercano. Abbi pietà, Signore, Tu che tutto vuoi, Tu che tutto sai, Tu che tutto conosci. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. In principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre di voi fate, le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Io ti prego, Gesù buono, per la tua passione. Donaci il tuo perdono. San Valeriano, Santa Cecilia e San Benedetto, pregate per noi. Nel quinto mistero Gesù muore in croce. Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. Vieni consolatore, dona pace ed umiltà. Acqua viva d'amore, questo cuore apriamo a te. Caro Gesù, guarda questo tuo piccolo gregge che questa sera è insieme a te. Guarda coloro che si uniscono a noi attraverso i mezzi di comunicazione. Benedici la famiglia associativa,
dona sante vocazioni alla tua Chiesa, in modo particolare alle sorelle di Santa Cecilia, donne sagge, forti, prudenti, non donne che quello che dicono la sera non è più la mattina. Benedici Papa Francesco, benedici la Chiesa, benedici coloro che ti amano. Fa che ci sia concordia e pace nella tua stessa Chiesa, che i preti non siano gelosi, che i vescovi non siano gelosi, ma che tutto operi nel bene e per il bene, poiché siamo tutti nella stessa vigna a operare per te, unico, sommo ed eterno sacerdote, umile pastore delle nostre anime. Fa, oh Signore, che ogni uomo e ogni donna che si è unito a noi questa sera possa ricevere da te grazie e benedizione. La benedizione più grande che tu puoi dare è la serenità nello spirito, la pace nel cuore. Ci aiutino la Vergine Maria, madre della sofferenza e madre della famiglia. Ci aiutino Maleriano e Cecilia, che hanno costituito e voluto questa famiglia nel tuo nome, e dona unità e pace a ogni uomo, ogni donna, ogni famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Madre dei voi fate, io ti prego, Gesù buono, per la tua passione. San Valeriano, Santa Cecilia, San Bernardo Tolomei. Dato loro il pane disceso dal cielo, che ora pensi ogni dolcezza. Preghiamo, Signore Gesù Cristo, che in questo mirabile sacramento ci ha lasciato il memoriale della tua passione e morte. Fa che celebrando questi sacrosanti misteri possiamo partecipare al compito celeste. Tu che con il Padre e con lo Spirito Santo vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetto la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetto la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe e suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe e suo castissimo sposo. Benedetto è Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto è Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Siamo stati questa sera con Gesù. E quando si sta con Gesù, si sta sempre bene. La ricordo a tutti voi della famiglia associativa, di chiunque in questo momento sia collegato con questa cappella della Casa del Sacro Cuore. È bello stare con Gesù, è bello cercare Gesù, è bello comunicare con Lui. E allora facciamolo attraverso la nostra preghiera, e attraverso la nostra carità. Diamo noi stessi. Così, sapete perché Gesù ha sofferto quando Giuda lo ha baciato sulla guancia? Perché nell'ebraismo baciare sulla guancia significa trasmettere tutto l'amore, tutto lo spirito che si ha dentro e si vuole trasmetterlo a qualche altro. È un po' come quando noi diciamo il Signore sia con voi e la gente risponde con il tuo spirito. Proprio in questa fusione Gesù ha visto, ha sentito dentro di sé tutta la malvagità di Giuda Iscariota, tutta la sofferenza che ha trasmesso Giuda con questo bacio sulla guancia. E allora siamo fedeli, rimaniamo con lui, rimaniamo nell'orto degli ulivi a stare insieme a lui come lui ci invita. Questo mercoledì, come tutti i mercoledì, sia un'occasione di trovarci insieme nelle famiglie, di pregare, di comunicare, di dare nuova vita alla famiglia associativa come alla comunità delle sorelle. E affido a voi sempre, nella preghiera e nella carità, la casa che stiamo costruendo, di San Bernardo, intitolata San Bernardo Tolomei. Non è la mia casa, è la casa di tutti voi, è la casa che vi accoglierà ogni volta, come volete e quando volete, per il tempo che volete. Sia questa il segno tangibile della famiglia, come a colui che ha voluto porre come patrono il martire della carità che è uscito dal monastero per mettersi a disposizione degli ammalati, dei poveri e dei sofferenti, il grande San Bernardo Tolomeo.
Crede nell'amore.